Salve a tutti, sono Dawn Gamer e bentornati su Dawn of Man. Allora, nello scorso episodio il nostro villaggio degli iscritti al canale ha fatto dei passi avanti da gigante. Siamo partiti da solo 9 iscritti e siamo arrivati a ben 22. Cioè, guardate che neanche il PewDiePie preistorico faceva sti numeri alla, sulla YouTube dell'epoca. Ma vabbè, dettagli. Allora, come avete visto, il nostro numero di tende è aumentato considerevolmente. Abbiamo sviluppato un sacco di conoscenze che hanno permesso ai nostri abitanti di avere strumenti decisamente molto migliori, che ci hanno aiutato tantissimo sia nella caccia che nella pesca e via dicendo. Quest'oggi dovremmo riuscire a passare in una nuova era cronologica, il Neolitico, che ci permetterà di fare un balzo in avanti che sarà qualcosa di incredibile. Potremo allevare gli animali, coltivare i campi e fare tanto, tanto altro. Allora, la nostra vita al villaggio procede abbastanza bene. Io gli ho fatto passare un intero inverno che è stato molto difficile, perché purtroppo non c'erano abbastanza pellicce con cui crearsi dei nuovi abiti. E purtroppo sono tutti un attimino tristi, anche perché stanno lavorando tantissimo, poretti. Nel frattempo vedo che stanno anche utilizzando le slitte che gli abbiamo costruito lo scorso episodio per portare avanti e indietro le risorse. Sto cercando di allargare qui perché quest'oggi ho intenzione di, se possibile, di ristrutturare un attimino il villaggio con le nuove costruzioni. In teoria dovremmo già poter passare al Neolitico. Allora, dobbiamo solo sbloccare la raccolta dei baccelli, che ci permetterà probabilmente di avere i legumi, e con 15 punti possiamo finalmente coltivare i cereali. Ed eccoci qua, raggiunto il Neolitico, in men che non si dica, una cosa strabiliante. E finalmente ci possiamo coltivare i campi. Allora, magari buttiamo giù qualche altro albero. Aspetta che intanto è arrivato anche il commerciante. Buongiorno signore. Allora, hanno della lana che vale tantissimo in inverno, questa ci potrebbe tornare molto utile. E anche la paglia che ci servirà effettivamente per le nuove costruzioni. Buono, abbiamo anche un pochettino di pane, perfetto. E possiamo scambiare il tutto con alcuni strumenti, tipo quelli in osso o in flint, che ci possiamo anche ricraftare all'occorrenza. Diamogli anche qualche lancia in legno inutilizzata, perfetto. Oh, questo ci aiuterà molto molto, anche perché come dicevo usiamo la paglia per le nuove abitazioni. E adesso abbiamo un secondo pulsante che ci permette di decidere cosa piantare. Beh, per adesso abbiamo solo 3 tipologie di grano, che sono l'hemmer, l'einkorn e il barley. No, non so che tipologia di grano sia. Vediamo un po', possiamo fare magari 2 tipologie di campi. Ok, che ne so, 2 li facciamo così. E casomai più avanti metteremo anche le altre tipologie in caso di necessità. Buono, presumo che pian pianino loro verranno a piantare tutti i semi e via dicendo. Ok, come potete vedere stanno pian pianino piantando il tutto. Non male, non male, c'è anche il signore col cuore infranto, deve essere un pochettino depresso, poretto. Buono, ora che ci hanno tagliato anche gli alberi da questo lato, in teoria possiamo piantare qualche campo anche di qua, vediamo un po'. Ecco qua, perfetto. Così che ci assicuriamo di avere grandi quantità di risorse. E se qualcuno mi toglie sto legno, possiamo anche piantare qualcos'altro? Non sarebbe male. Vi faccio notare peraltro che sono arrivati una marea di cani. Guardate, ce ne sono 2 qui e ne ho visto un altro da questo lato. In teoria, se abbiamo maschi e femmine, si dovrebbero accoppiare. Questa è una femmina, questa è una femmina. E questa qua giù, gioco se me lo selezioni, è un maschio. Fortunello lui che c'ha 2 donne. E pian pianino dovrebbero fare i cuccioli. Ci dovrebbero aiutare sia a difendere il villaggio che probabilmente anche durante la caccia. Oh, e nel frattempo vedo che sono riusciti a farmi fuori uno di quei grandi bisonti che passavano da queste parti. Mi pare che ci abbiano attaccato lo scorso episodio, ma per adesso sembra che non pongano un grande problema. Potremmo dirgli di attaccare tutti quelli che sono in zona, in modo tale da ottenere un pochettino più di pelli, perché siamo messi male e anche i commercianti non ce le stanno più portando, perché di quella porca. Ci servono decisamente molti più abitanti. E quello che era malato è morto male male da qualche parte, non so dove. Probabilmente il cane si è pure pappato, cioè aveva fame, povera bestiola. Ma la cosa importante è che finalmente possiamo farci delle case migliori. Dato che adesso impareranno a costruire direttamente con la paglia, questo ci dovrà aprire un mondo di grandi possibilità. Così avremo le case di secondo livello, che richiederanno praticamente un tronco grande, 4 bastoncini, 2 unità di paglia e 4 di fango. Ah, mi ricordo effettivamente che quando andiamo vicino a un corso d'acqua c'era la possibilità di vedere la quantità di fango disponibile. In effetti, tipo se vado qui posso dirgli estrai fango. Oh, il che vuol dire quindi che adesso c'è una nuova icona che dice estrai fango. Perfetto, allora gli mettiamo qui la bandierina e gli diciamo di estrarci almeno una 20ina di unità di fango, che loro pian pianino riporteranno indietro. Così facendo ci potremo finalmente costruire le nuove case. Vediamo un po'. Sono un attimino più serio. Beh sì, sono anche tanto tanto più serio, voglio dire. E poi abbiamo anche un nuovo capanno in cui mettere tutte le risorse. Bellino. Guardatelo che carino. Ed è ad entrata. Ok, questo vuol dire che possiamo tecnicamente sostituire
tutte le varie strutture del nostro villaggio con qualcosa di più serio, che soprattutto non ci utilizzeranno le pellicce animali. Ui là là, guardali qua. Qualche renna si potrebbe provare a cacciare, non sarebbe male, santo cielo. Buono, allora, da questo lato pian pianino faremo tutta la zona residenziale, qua metteremo poi i magazzini e da questa parte le zone di lavoro. Intendo di fare un villaggio che sia molto ordinato, richiederà un pochettino di tempo e dovremo praticamente abbattere tre quarti di quello che abbiamo al momento, ma pian pianino secondo me può venire fuori una cosina interessante. Ecco qua che stanno costruendo i nuovi capanni, molto più seri, guarda che bellini che sono. E di proteggeranno probabilmente anche meglio i nostri abitanti dalle intemperie, soprattutto durante l'inverno. Saranno molto più resistenti. Bellissimi! Eccolo qua che adesso è completo. E in effetti sono 4 abitanti, mentre qui ce ne stavano solamente 3. E ha un prestigio considerevolmente maggiore. Ma soprattutto, oltre a dare protezione, darà anche riscaldamento, perché possono scaldarsi all'interno, mentre qua invece non potevano farlo. Oh, ottimo, nel frattempo faremo tutta una sorta di via direttamente da questo lato, e qua gli possiamo chiedere tranquillamente di distruggerli. Potrei anche fare l'upgrade delle strutture, vedete che c'è anche il simboletto qui, ma per adesso preferisco, come ho detto, riorganizzare tutto il villaggio. Nel frattempo altri 4 abitanti sono arrivati e la popolazione è salita a ben 25. Ullala, mi sa che siamo praticamente al limite, quindi dovremmo darci una mossa a costruire le nuove case. Però questo vuol dire che sta salendo il nostro prestigio, che è a 92. Abbiamo problemi di benessere proprio per il fatto che li sto facendo lavorare come non ci fosse un domani, perché per il resto ha risorse e non si possono decisamente lamentare. Oh oh, stanno arrivando ad attaccarci. Oh oh, aspetta aspetta, questo è un bel problemone. Spero che i cani ci diano una mano. Come faccio a richiamare gli abitanti al villaggio? C'era qualcosa che potevo fare? Sì sì sì, ok, posso suonare il corno. Ok. E tutti quelli che non sono armati si rifugieranno all'interno, e quelli armati torneranno al villaggio. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Oh oh, oh ragazzi, ragazzi, da cane vai a dare una mano. No no, guarda che ci stanno uccidendo le genti. Oddio che casino. Maledetti rompiscatole. Aia, uccidilo, uccidilo, perfetto. Cioè, ci sono più vecchi a combattere che altro, ma vabbè, dettagli. Ok, li stiamo massacrando, ottimo. Abbiamo vinto? Direi di sì. Aspetta, 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 come faccio a togliere l'allarme? Così. A posto. Oh mio Dio, adesso ci attaccano anche. Dimmi che possiamo anche depredare il loro cadavere. In teoria no, che mi pare un po' una boiata, ma vabbè, dettagli. Mi hanno ucciso un cane e un abitante del villaggio, purtroppo forse 2. No, no, solamente 1. E nel frattempo, come potete vedere, i nostri campi hanno prodotto tantissimo. Ullala! Il che vuol dire che in autunno potremo tentare di raccogliere una grande quantità di grano che poi potremo convertire in pane. Perfetto, innanzitutto qua mi stanno anche buttando giù il resto degli alberi. Pian pianino li sto facendo abbattere in modo tale da poterci espandere. E come potete vedere stiamo già danneggiando tantissimo l'ambiente circostante. Yay! Nel frattempo sono arrivati anche dei megaloceros vicino al villaggio. Se riusciamo ad attaccarli non sarebbe male, così potremmo avere un po' di risorse alimentari gratuite. Perfetto, stanno costruendo anche il secondo nuovo capanno. Il che vuol dire che intanto possiamo continuare a demolire e riciclare gli altri. Pian pianino qua verrà fuori una figata assurda. Riciclami anche questo. È il bello che mi ripigliano anche le pellicce, in modo tale che le possiamo riutilizzare casomai per altri lavori o per altri vestiti. Perfetto, hanno buttato giù anche gli alberi di qua. Ottimo. Lo potete vedere, sto cercando di fare una sorta di via dall'aspetto molto moderno e futuristico, lasciando ovviamente un minimo di spazio anche fra le case, perché sono tutte appiccicate. E abbiamo anche ben 14 punti conoscenza. Allora potremmo anche cominciare forse ad allevare le capre. Potrebbe essere cosa buona e giusta, perché potremmo avere le pecore e anche i maiali. Possiamo anche farci le fortificazioni, come potete vedere, che ci semplificheranno la difesa della città, che non sarebbe male visto che adesso ci attaccano. O migliorare la qualità dei nostri tessuti, avendo la lana e il lino. Oddio, il lino d'estate e la lana d'inverno ci proteggerebbero parecchio dalle intemperie. Ok, sblocchiamo queste e con il resto dei punti blocchiamo anche l'allevamento delle capre. Perfetto, è arrivato anche il commerciante, buongiorno. Mi prendo un pochettino di scorte alimentari veloci veloci, così che non mi devo preoccupare di mandare a caccia i nostri abitanti, che mi pare la cosa migliore. E gli diamo un pochettino degli oggetti in eccesso. Posso prendere ancora roba volentieri. Allora mi dia un pochettino di legna. Ok, dai, vabbè, ti faccio credito stavolta. A posto. E vedo che abbiamo finalmente un sacco di pelli in eccesso. Finalmente, santo cielo. Dato che non ci serviranno tutte per i vestiti, anche se siamo già in autunno, gli dico comunque di craftare un pochettino di slitte, perché ho visto che le stanno utilizzando tantissimo per spostare avanti e indietro le risorse. Ne spostano in quantità considerevolmente maggiore rispetto a prima, che dovevamo far tutto a manina. Perfetto, vedo che qui le cose stanno andando avanti molto bene. Per l'inverno non so se riusciremo a convertire tutte le case. Sto cercando di dare una sorta di priorità, in modo tale che così anche se arrivano nuove persone
stagione, abbiamo una casa da dargli. Ottimo. E adesso che siamo in pieno autunno, come potete vedere, stanno pian pianino raccogliendo tutto dai campi, così abbiamo grandi quantità di grano. Ne approfitterei per l'appunto per togliere, come dicevamo, il resto delle tende e cominciare a costruire i nuovi magazzini direttamente qua sopra. Sono un po' suscettibili all'attacco dei nemici, ma una volta che avremo fatto le fortificazioni non mi aspetto troppe rogne. Ok, abbiamo costruito ben 5 nuovi capanni con la paglia e ci ha sbloccato un ulteriore punto conoscenza. Qui mi hanno poi liberato la zona e pertanto, come promesso, vediamo di fare i nuovi magazzini. Li possiamo mettere direttamente qua sopra. Per mia fortuna, adesso che abbiamo grandi quantità di paglia direttamente disponibile dai campi, non abbiamo troppi problemi. Ben pianino adesso loro porteranno tutte le risorse e cominceranno a costruirli. Poi io butterò giù tutti questi capanni qua direttamente e saremo quasi quasi a posto. E nel frattempo è arrivato l'inverno. Ok, una volta tanto abbiamo vestiti per tutti e tra poco cominceremo anche a lavorare la lana, appena avremo anche la possibilità di raccogliere ovviamente la materia prima direttamente dagli animali. Qui continuiamo peraltro a fargli buttare giù gli alberi, tanto c'è comunque legna a sufficienza, abbiamo boschi come non ci fosse un domani, quindi non mi aspetto decisamente troppe rogne. Però i nostri abitanti dovrebbero essere abbastanza felici. Oh, guardate, siamo tornati al 99% adesso che sono tutti ben vestiti, con un prestigio che sfiora il 96 su 1000. Perfetto, anche se l'inverno diventasse molto rigido, abbiamo comunque scorte alimentari in quantità industriale, un sacco di pane, carne e pesce come non ci fosse un domani. Ok, stanno anche finendo di costruirmi il primo nuovo grande magazzino. Mio Dio, che passi avanti lo sta facendo il nostro villaggio in questo episodio. È questione di pochi secondi e tada, pronto all'uso. Oh, è un signore morto di vecchiaia. Vabbè, cose che capitano. Peraltro contiene ben un 33% in più di risorse rispetto ai vecchi magazzini, che a sto punto, come dicevamo, possiamo cominciare tranquillamente a chiudere. Così facendo posso anche liberare tutto il centro città, che è pieno zeppo di risorse buttate lì, che saranno quindi spostate all'interno dei magazzini. E qui faremo anche la zona lavorativa, perché abbiamo una marea di nuove strutture da creare. Buona, contiene di pochi secondi e i due magazzini saranno stati demoliti, così riotteniamo anche le risorse prime, le materie prime, e come potete vedere spostano tutto dall'altra parte. Ottimo, e qui come annunciato prima mettiamo il resto. Buono, e finalmente ho potuto ordinargli di distruggere anche le ultime tende. Oh, fantastico, non ci servono più dato che abbiamo abbastanza case. Guardate, sembra veramente una viuzza moderna. Ma sotto cielo, sono così fiero dei miei piccoli abitanti. Ottimo, qui abbiamo quasi finito la costruzione del nuovo capanno e hanno rimosso tutte le cosine vecchie. Dobbiamo mettere anche nuovi pagliai in modo tale da mettere qua tutta la paglia che pian pianino accumuliamo ogni volta che ripuliamo i nostri campi. Che ci vorrà ancora parecchio tempo. Siamo in primavera. Abbiamo superato felicemente l'inverno senza nessunissimo problema. E guardate come si sono subito ributtati a piantare i campi. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, visto che abbiamo distrutto praticamente tutto, madonna che bello che adesso è tutto verdino, io continuo a sto punto ad allargare la nostra viuzza qua. E nel frattempo sono arrivati altre 3 nuovi abitanti, quindi hanno portato la popolazione a 27. Sì, ma datemi il tempo di costruire le case, 10 secondi. Ci abbiamo ancora una marea di lavori da fare. E vabbè, guarda Renne qua. Se riuscissimo a pigliarne qualcuna non sarebbe male. Per adesso i cani non li hanno utilizzati per la caccia, ma solamente nella difesa del nostro villaggio. Se siamo fortunati, forse riusciamo a ottenere un altro po' di risorse, perché comunque siamo messi bene a cibo e sia carne che di pesce. Però prevenire è meglio che curare. Ci sono i campi che stanno crescendo letteralmente alla velocità della luce. Perfetto, nel frattempo vedo che le renne le sono riuscite a uccidere. Oh, fantastico, così abbiamo anche nuove risorse. Ottimo, ottimo, ottimo. Più che altro adesso le pelli le usiamo anche molto di meno, dato che non le stiamo utilizzando per le case. Butterei giù a sto punto anche questo capanno. Ottimo, e spero che comincino veramente a portarmi tutte le risorse direttamente qua dentro. Oddio, è anche pinotto in effetti, sto boio di capanno. Ce ne serviranno parecchi, gli sto facendo accumulare una quantità spaventosa di materiali. Perfetto, e così avremo anche le case per tutti. Oh, che lavoraccio sto cavolo di villaggio. Però questo upgrade estetico e strutturale che gli abbiamo fatto, come potete vedere, fa fare un balzo in avanti che è una cosa incredibile. Sembra veramente un nuovo villaggio. Ullala, questo è un toro gigantesco ed è anche da solo. Potremmo fare una piccola follia, visto comunque è vicino al nostro villaggio, e provare ad attaccarlo. Se i nostri ce la fanno, visto che sono ben armati. Ullala, ok, si è incacchiato un attimino. Veloci, olè, è buttato giù alla grande. Questo è nuovo, in effetti ci ha dato un nuovo punto conoscenza. Non sto sbloccando nuove tipologie di conoscenze, perché pian pianino mi sto concentrando su un aspetto per volta. Dobbiamo ancora vedere l'allevamento degli animali, ma è inutile che comincio 70 cose assieme. Ok, stanno andando pian pianino avanti con la costruzione anche di sti cavoli. Ehi, che succede?
Ora, Rider. Oh, porco cane, sono arrivati i nemici. Non mi ero accorto. Ok, suoniamo l'allarme, suoniamo l'allarme, dannazione. Mi ha ucciso il cane. Ma fettecchioni schifosi. Ma no, ma non ci credo mai nella vita. Ne abbiamo uccisi ben 5. Ok, penso fossero tutti. Non mi sono accorto, dannazione. Dobbiamo veramente farci delle mura di difesa quanto prima. Non so se abbiamo perso qualcuno, ma non credo in effetti. No, no, credo siano morti solo loro. I cani ci hanno difeso, praficani. Buon, allora, l'estate è praticamente finita. Che vuol dire che tra poco dovremo raccogliere grandi quantità di paglia. Allora, vediamo di aggiungere qualche altro pagliaio da queste parti. Rimuoviamo nel frattempo anche alcune delle strutture buttate lì ad cacchium al centro del villaggio. Così che vediamo di fare, come dicevo, un sistema un pochettino più ordinato. Beh, come potete vedere, mi stanno smantellando tutto. Fantastico, e trasferendo tutte le risorse direttamente nel magazzino. Oh, pian pianino viene fuori un bel villaggetto ordinato. Sono poco fiero, devo dire che sono poco fiero. Sono arrivate altre 4 persone portando il villaggio a 31. Abbiamo 32 posti, quindi non ci sono troppi problemi. Perfetto, per noi che sono più bocche da sfamare, maledetti rompiscatole. Ok, ora che abbiamo liberato quasi tutto il centro città, possiamo rimettere strutture tipo il crafter per rifare tutte le armi, gli strumenti e via dicendo. Anzi, forse sarebbe cosa buona e giusta metterne direttamente 2, uno in parte a quell'altro, così ci assicuriamo che la produzione non termini mai, perfetto. Mentre invece in centro città possiamo mettere il resto delle strutture. Allora, abbiamo il mortaio, che come sapete bene ci permette di convertire il grano in farina. Dato che adesso la nostra popolazione sta aumentando, preferisco avere un paio di strutture per ogni tipologia. Ecco qua, quindi ne mettiamo un paio di queste. Poi ci serviranno abbastanza fuochi in modo tale da riscaldare la carne. Magari lo togliamo da qui per adesso e lo mettiamo direttamente qua in parte. Ecco qua, sarà tutto bello ordinatino, quantomeno ci provo, Abbiamo il weaver che ci permette di fare i vestiti un attimino migliori rispetto a quelli che abbiamo adesso. Quindi quando avremo la lana e il lino potremo fare vestiti invernali ed estivi. Per adesso non abbiamo gli animali, ma intanto avere la struttura è cosa buona e giusta. Ed ecco qua che hanno finito di costruircela giusto giusto per l'inverno. Perfetto. Oh, guardate che spettacolo il nuovo villaggio. Ditemi se non è bellissimo. Pian piano sto facendo anche abbattere gli alberi da questo lato e direi anche da questa parte, in modo tale da garantirci un'espansione praticamente continua. E così potremo anche piantare nuove piante in questa direzione. E nella nuova zona che abbiamo liberato ci possiamo mettere le stalle. Ma guarda che carine che non sono. Le mettiamo un pochettino distanti. Ecco qua. E possiamo magari intanto fare già subito un paio, che mi pare la cosa migliore. E vedo che qualcuno sta già cominciando a convertire subito le varie materie prime in tessuto. Brava signora. Buono, mi hanno anche liberato nuovi spazi qua in parte, che vuol dire che si continua a costruire case. Sto facendo abbattere tanti alberi, ammetto, Tanto c'era l'ambientalista che in me mi sta urlando contro, ma vabbè, dettagli. Ma devo dire che gli abitanti non si lamentano, ma proprio per niente. Sono tutti molto molto felici, 98% di felicità e 112 di prestigio. Questo vuol dire che molto presto, già in primavera, potrebbero arrivare effettivamente nuovi abitanti. Quindi prevenire è meglio che curare, ci servono nuove case. Siamo un pochettino giù di cibo perché ci siamo concentrati tendenzialmente sulla costruzione e meno sulla caccia e sulla pesca. Intanto qua mi stanno facendo anche le stalle, perfetto. Fatto sta che vicino al nostro villaggio, come potete vedere, ci sono un pochettino di stambecchi. Io provo a vedere se siamo fortunati, ma ancora ci sfuggono i fettecchioni purtroppo. E di prede grandi effettivamente non ne ho viste. Gli animali sono tutti rintanati per l'inverno, porca di quella porca. E neanche a farla apposta è arrivato il mercante e ha le capre. Oh, questa mica mi dispiace, costano 50 di valore. Ah, è tantissimo in effetti. Possiamo casomai dargli via tutte le vecchie lance d'osso e ricraftarle. Poi in seguito abbiamo un sacco di roba di legno che dobbiamo buttare via assolutamente. Perfetto, affare concluso. Ed ecco che noi abbiamo la nostra prima capra. Ottimo, ottimo, che possiamo eventualmente squartarla. Mano grazie, ci terrei in effetti a mantenerla in vita. Oppure possiamo ottenere il latte di capra. Il che vuol dire che pian pianino la capra dovrebbe andare qua. Ok, credo sia all'interno. Sì, sì, è all'interno. E adesso abbiamo tutti i suoi valori di temperatura, cibo, acqua, salute. Non male, ci sarà probabilmente qualcuno che si prenderà direttamente cura di lei. All'interno ci stanno ben 10 animali. Queste fattorie sono grandissime.
Beh, visto che le cose stanno andando molto bene, direi di piazzare qualche totem per i nostri abitanti del villaggio, che li rende tanto tanto felici. Loro ogni tanto vanno lì a venerare e questo dovrebbe aumentare effettivamente la loro felicità. Oh, senti, si accontentano con poco, glieli metto sparsi un attimino attorno al villaggio. Nel frattempo abbiamo richiesto nuove lance e tanti nuovi strumenti. Possiamo anche richiedere tanti più archi per quasi tutti gli abitanti, visto che ormai, come avete visto, le pellicce ne abbiamo 31. Fantastico, adesso che non dipendiamo più da loro, siamo molto molto più autonomi. Buono, nel frattempo è passato un altro inverno. Oh mio Dio, fantastico, potremmo anche effettivamente aumentare la quantità di campi. Ma devo dire che abbiamo tanto pane da parte, quindi non avrebbe molto senso. Per adesso possiamo allevare solo i cereali. Mano a mano che andremo avanti possiamo sbloccare nuove tipologie di colture e via dicendo. Come ho detto, per questo episodio mi sto concentrando più che altro sul miglioramento. E noto adesso che abbiamo sbloccato anche il granaio, che è un capanno dedicato alla conservazione del cibo. Oh, quindi non sarà più buttato all'interno di un semplice magazzino, ma andrà direttamente in una struttura adatta allo scopo. Potremmo metterne un pochettini direttamente da questo lato, in modo tale che adesso il cibo ci duri per ancora molto più tempo. Dato che avremo sempre più bocche da sfamare, dobbiamo cercare di prevenire le rogne. Peraltro notare la quantità di cani che abbiamo, ne abbiamo tantissimi, cani come non ci fosse un domani. Ma avete visto che si sacrificano tantissimo quando stanno per attaccarci i nostri nemici? Buono, dai, direi che per questo episodio possiamo interrompere qui. Avete visto che il nostro villaggio, mamma mia, non sembra neanche più quello con cui abbiamo iniziato l'episodio. Guardate che spettacolo. No, no, sono davvero fiero. E abbiamo ancora un sacco di tecnologie da sbloccare, che a questo punto vedremo direttamente nel prossimo, con l'allevamento degli animali, tante nuove piante da seminare. Avremo le spade, le fortificazioni, le torri di guardia e molto altro. Ma per questo episodio allora è tutto, lasciate un bel mi piace nella serie, condividete a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!